Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria. Oggi è una data un po' così, venerdì 13, professore. In genere il Buongiorno, 13, ciao Piero. il 13 nella Cabala è un numero che porta bene. Comunque, Dove ci troviamo? siamo in via Lamalfa, siamo passati casualmente Quartiere anche Cristo. leggendo le pagine della cronaca, ci siamo soffermati su questa caseggiata. Innanzitutto guardiamo qui il lucernaio dell'androne delle scale. Guardate, è completamente macchiato di calche Guano. di guano di piccioni e naturalmente non vedo traccia di pulizia, di Manutenzione. manutenzione. Ma un'altra cosa, proprio a volo d'uccello passando, abbiamo notato questo spettacolo che vale la pena di presentarvi, anche perché qualcuno sarà anche responsabile delle cose. Qualcuno, cioè se esiste un'organizzazione che gestisce questi edifici, ci dovrà mettere mano, no? Cosa Certo. dici, Piero? Guarda, le cassette delle lettere sono un esempio emblematico Vabbè. Tutto dell'abbandono. aperto, tutto Tutto aperto, qua. tutto trasandato con Qui una. siamo in via Lamalfa, al numero civico 23. Già si può vedere la sporcizia che c'è, ramaglie qua dietro, accatastate. Questo è il Questo è il cortile. cortile. Cosa dici, Piero? Beh, è un'altra testimonianza veramente di Avanziamo. abbandono, di abbandono, di Guardate anche il negativismo, marciapiede. marciapiede e di adattamento a questo stato di cose. Rassegnazione La passiva. Guardate famosa rassegnazione. che roba. Guardate. Piccioni morti. Tutto ciò è a testimonianza che non esiste nessuna manutenzione, nessuna forma di mantenimento di un certo ordine di cose. Guardate, io sono depresso. È una visione che mi deprime perché qui in queste case vivono persone, famiglie, bambini, adulti, anziani, e quello che si nota è proprio l'abbandono. Guardate sotto quel balcone, Incrostazioni l'incrostazione. varie. Guardate in che stato è quel balcone dove c'è il cane. Questo vuol dire anche il soffitto del balcone stesso. Insomma. E sono anche edifici di recente costruzione. No, sono anche carine come. Sì, volendo sono. Ma guardate, guardate. Ma secondo voi i bambini di queste case, i bambini che abitano queste case, possono usufruire di questo cortile? Dai un'occhiata. Guarda. Possono usufruire? Secondo te possono? Che infanzia potranno avere? Beh, un'infanzia molto infelice perché normalmente i ragazzini, come è successo anche a noi, vivere la nostra infanzia, lo sfogo principale era quello di vivere il cortile, no? Dove Certo. si facevano dei giochi, dove si era anche in Strada, sicurezza. cortile. E in questo caso questi bambini potrebbero giocare a nascondino tra le erbacce. Mamma mia. Guarda, guarda anche per concludere, se riesci a tirare con lo zoom, quei sacchi abbandonati, in quella specie di aiuola incolta, che più che aiuola è praticamente la campagna che si sta riappropriando della città. Anche qui è la campagna che si ribella in qualche modo e si riprende i propri spazi. Vedete? È la campagna che avanza. Paradossalmente se non si fa niente, nel giro di 5, 6, 7, 10 anni queste case potrebbero essere invase. E dove manca l'opera dell'uomo, giustamente come dicevi tu Luigi, avanza
la campagna, avanzano le erbacce, quindi... Monica, al presente anche questi citofoni, professore. Quello che vogliamo... È una scritta un po' sbiadita qui, citofoni rotti. Quindi quello che vogliamo testimoniare, oltre all'abbandono, oltre al disagio di bambini che si vedono negate anche la possibilità di giocare, è questo senso di menefreghismo anche della gente, Luigi. Secondo me anche... Non è tanto menefreghismo, lì è, secondo me, perché io... è senso di ormai impotenza, cioè rassegnazione. Ho capito, ma bisogna reagire. Cioè, qualcuno di buona volontà che scenda giù, che prenda la situazione in mano e che magari si impegnasse a ripulire anche, visto che sì, ci abita. Magari una quota anche di volontariato non ci starebbe male, però il grosso della cosa deve essere presa in mano dal proprietario, certo, dell'immobile. Ecco, a questo punto cosa dici, Piero? Andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa da mettere in evidenza e noi per adesso vi salutiamo. Cosa dici? Va bene, cerchiamo come sempre di testimoniare queste anomalie che rendono la vita un po'... Grama, ecco. Sì, la vita grama. Perfetto. Mi ricordo il titolo di un libro. Arrivederci. Arrivederci.